Benvenuti a Calimera, il paese più leghista del sud Italia. Eccomi qui con la mia camicia verde d'ordinanza a spiegarvi le bellezze del mio paese. Ecco, questo è il letto del sacro fiume Po, le cui acque hanno, diciamo, dato le origini al paese di Calimera Padana. Siamo qui in via dall'Europa, un punto delicatissimo perché questo è il punto dove adesso verrà messo il confine, per evitare che tutti questi famosi martanesi dal sud del Salento vengano da noi a mangiarsi i nostri pasticciotti, gelati e aperitivi. Questa è una vergogna che adesso finirà, perché prima i calimeresi. Questo è il monumento che si rifà a Stonehenge, sempre in riferimento alle nostre radici celtiche. Questo è San Brizio, il protettore del paese, che guarda dall'alto della chiesa madre. E da qui invece c'è l'altro Brizio, sempre protettore del paese, che guarda i suoi concittadini. Come vedete abbiamo le iscrizioni nella lingua celtica, che è l'antica lingua dei nostri avi. Abbiamo anche queste testi di queste canzoni sempre in celtico, come potete vedere. Qui c'è anche la traduzione, dove parla di emigranti. Ecco, questo è un tema assolutamente caro a noi padani, perché questi emigranti evidentemente hanno rovinato questo paese, evidentemente. Del resto lo storico legame con il popolo padano si vede già facendo una passeggiata e vedendo come anche il nostro clima, la nostra cultura sia strettamente legata alle terre del nord. E poi ci sono questi ulivi, simbolo tipico del territorio padano, che adesso torneranno a rifiorire. Questi ulivi che tanta ricchezza hanno dato al nostro territorio grazie proprio all'Unione Europea e a tutti i contributi che i miei concittadini si sono fottuti dall'Unione Europea solo perché avevano gli ulivi in campagna. Ah, questo non dovevo dirlo. Questi sono i cittadini illustri di Calimera, che adesso, ecco, questo verrà sostituito dal bronzo a Matteo. E questo è il monumento più famoso, la famosa stele celtica, con l'iscrizione che recita testualmente così: e voi stranieri non qui a Calimera, non venite, questo è il significato. Beh, per oggi un saluto dalla verdissima Calimera, il paese più leghista di tutto il meridione. Ora vi saluto e andiamo all'Aurà, perché qui ora si tratta di costruire la prossima opera pubblica, il famoso ponte che suggellerà la nuova prospettiva della politica estera. Il ponte Salento-Albania, il famoso ponte sullo stretto di Durazzo. Ciao a tutti.